Ciao ragazzi, allora volevo parlarvi un pochino meglio del Virtual Technician di Kavai. Tutti questi modelli hanno al loro interno sia questo, l'MP11 SE, questo è l'MP7, vabbè, insomma, tutti quelli delle ultime generazioni hanno a disposizione il Virtual Technician, che è davvero profondo, come modello e mentalità di editing, perché in realtà, se vogliamo entrare nello specifico, io ho l'opportunità di cambiare vari comportamenti. Quello che volevo dirvi è che questa cosa si può unire poi in realtà alla dinamica, all'equalizzazione, alla compressione. Quindi è un po' più complesso il discorso, è molto più vario. Ora, chiaramente di base il Virtual Technician permette di cambiare in primis il voicing, cioè proprio la voce del pianoforte, e quindi il voicing, la voce, più cupa, sentite che non è un'equalizzazione. Viene voglia di suonare in un altro modo. Quella dinamica varia con la dinamica. Parte. È interessante. Va. Questo è un bright. C'è Bright 2 che è ancora più aperto. Poi ci sono tutti quelli che sono, adesso torno a normal, ci sono tutti quelli che sono poi string resonance. Posso aumentarla oppure toglierla. Ora questo dipende un po' dalle vostre esigenze. Stessa cosa per la damper resonance, che sentite come si fa a sentire se la metto a 10 al massimo. Chiaramente vi consiglio di ascoltare in cuffia e se avete voglia, chiaramente, come al solito, ogni tanto mi rendo conto di dire le cose come se fossero degli ordini, ma non lo sono assolutamente. Poi ci sono anche degli aspetti un po' più complessi che riguardano, si chiama undamper resonance. Ci sono dei parametri come key off, damper noise, tutte queste cose che poi fondamentalmente il delay del martelletto, cioè quanto ritardo avete quando suonate. Questo è interessante perché cambia anche proprio la sensazione di rapporto col tasto, interessante. Scappamento, potete veramente e quanto è aperta e chiusa. Sentite che aprendo e chiudendo la top board, chiaramente sì, il coperchio si apre e si chiude il suono, viene fuori più naso, meno naso. E poi una cosa interessantissima è la stereofonia della registrazione. Siamo completamente centrali, siamo larghi e possiamo scegliere quanto dosare la larghezza. Questo è interessante perché potete dare più fuoco al suono. Ora, nel caso del pianoforte principale che vi viene, diciamo così, consigliato, no? Quando si accende il Kavai, a me piace molto in realtà anche il SK5,
che è uno strumento molto più intimo, diciamo. Adesso levo il reverbero. Con questo strumento si può arrivare, torno al Virtual Technician, per esempio, metto il voicing su normal, comincio a lavorarci un po' per trovare una stanza che però non sia fatta dal reverbero, ma dalle risonanze. Rumori. Ecco, queste sono possibilità che secondo me non vengono considerate, soprattutto l'upright, per dire. L'upright, per esempio, è molto interessante. Può diventare interessante anche lui perché chiudendo la stereofonia, sentite? Come cambia la stanza dove si è forse distorto? Vabbè, comunque avete capito. Cambia proprio l'ambiente dove si è senza reverbero, perché poi lo tolgo, è uguale. Riducendo la stereofonia, per esempio, si scatola un po' il suono, però succedono
delle cose interessanti. Tutti questi aspetti del CAVAI sono fondamentali se lo si vuole sfruttare al meglio e soprattutto se usato in studio. Tutte queste cose qui hanno una resa notevole. Le caratteristiche che lo fanno, secondo me, essere qualità-prezzo, uno strumento pazzesco, perché voglio dire, cioè, tutte queste cose. Parlo dell'MP7 SE, che comunque la tastiera, secondo me, è bellissima, quindi. Comunque, a parte questo, era per farvi capire che ci sono, cioè, anche qui, volendo, si può approfondire e arrivare lontano. Si possono trovare delle cose affascinanti, dei mondi affascinanti in cuffia. È bello, è divertente. Vi saluto ragazzi, un abbraccio, ciao ciao.